a conoscere i candidati per le amministrative di Tavuli, abbiamo incontrato casualmente la nostra Silvia Fossi, la tanto desiderata su Facebook, che la conoscono ormai tutti quanti. Eccola qua, in carne ed ossa. Ciao, buonasera a tutti, agli amici di RTR Radio, perché così io ti conosco, e al grande... Grande. Chi è questo signore? Caronte, Caronte Luigi. Caronte, meraviglioso, è un mio supporter di FB, di Facebook. Sì, meraviglioso. Poi lì dietro la telecamerina c'è il mitico Gaetano, meraviglioso. Io sono qua oggi nelle Marche, sono Silvia Fossi, l'hai già detto tu. Vengo, arrivo da Firenze, siamo oggi qui a Tavuglia, che fra l'altro ho saputo, perché l'ho visto ovunque, essere la patria, la città di Valentino Rossi. Infatti ho visto le bandiere col numero 46 ovunque, ad ogni palo della luce, ad ogni casa, spenzola la bandiera 46. Bene, allora la nostra Silvia, candidata alle europee, mi raccomando amici, quando andate nella famosa, una bella X e non crocetta, come ha detto. Ho detto come si vota alle europee, no? E mi è venuto spontaneo dire mettete una crocetta sul simbolo del movimento. Ci rubano le parole, sti maledetti. Non mettete la crocetta. Sbarrate il simbolo del Movimento 5 Stelle. Ah, poi si spiega come votare all'europeo, perché non ce lo dice nessuno. Esatto, bravo. Dunque, dicevamo, io ora parlo per la mia circoscrizione, poi ognuno conoscerà la propria. Per l'Italia centrale voteranno tutti i cittadini residenti in Toscana, nel Lazio, nelle Marche appunto dove mi trovo oggi, e nell'Umbria. Troveranno 14 nomi, perché per l'Italia centrale siamo in 14 candidati, fra cui anche il mio dalla Toscana. Avete a disposizione per l'europeo fino a 3 preferenze, vale a dire che dovete senz'altro barrare il simbolo del Movimento 5 Stelle, questo è evidente. Poi potete avere il cognome del vostro candidato preferito, mi raccomando. In questo caso Fossi. No, questo lo dice lui, io non ve lo dico. Caronte, lo dice Caronte. Ecco, lo dice lui. Potete votare un candidato, oppure due, oppure tre. Se è solo nel caso in cui decidiate di dare 3 preferenze, una deve essere di genere, vale a dire se avete votato 2 uomini, una deve essere una donna, e viceversa, se avete dato la preferenza a 2 donne, la terza deve essere un uomo, quindi 2 donne e un uomo, oppure 2 uomini e una donna. Questo lo ripeto solo nel caso in cui decidiate di scrivere 3 nomi. Ciò non importa se date 2 preferenze, e a maggior ragione se ne date, una sola. Ok? Bene, allora, grazie Silvia, grazie in bocca voi, al lupo, grazie. E ci rivedremo a Bruxelles. Assassino, non si sa. Dai. Comunque sia, ragazzi, mi raccomando, il movimento deve spaccare all'europeo, deve entrare con forza in Europa, perché dobbiamo pretendere che questa Europa rispetti la nostra voce, la voce dell'Italia e la voce di noi cittadini. Non si può ammazzare un popolo intero, non ve lo permetteremo, mi dispiace per voi. Un bacio a tutti, che vado adesso a Pesaro. A Pesaro. A presto. Ciao, ciao Silvia, ciao. Ciao Caronte. Ciao. Ciao Gaetano. Vinciamo noi! Allora, bene amici, noi siamo qui a Tavuli, abbiamo finito la serata, un'ottima serata, piena di gente, gente allegra, gente che ovviamente è piaciuto tantissimo, e abbiamo incontrato la nostra candidata alle europee, la signora Laura Agea. Buonasera, sì è vero, siamo gente allegra, ma siamo anche gente che ha la consapevolezza che in Europa ci si va a riprendere la dignità che ci hanno strappato via.
si va con un programma preciso, con richieste che non possono essere derogate né non ascoltate. Quindi entreremo in Europa, ci riprenderemo la dignità dei cittadini e restituiremo un paese degno ai nostri figli, se lo meritano loro. Non vedremo noi i cambiamenti, ma loro li devono vedere, e noi abbiamo non solo un diritto ma anche un dovere nei loro confronti. E li manderemo tutti a casa. Possibilmente a casa, ma meglio ancora in galera. Dopo che però ci hanno restituito fino all'ultimo euro che ci hanno rubato. Brava. Grazie. Grazie a voi. Finita la partenza. Grazie.